meditare a questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la tua parola, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che è voluto essere innalzato da terra per attirarci a te, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che ci sottoponi al giudizio della tua croce, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Padre misericordioso, tu hai voluto che il Cristo tuo Figlio subisse per noi il supplizio della croce per liberarci dal potere del nemico. Donaci di giungere alla gloria della risurrezione per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio. E vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza. Non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia alle insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste. Per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino che mi rende giustizia, che oserà venire a contesa con me. Affrontiamoci, che mi accusa si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste, che mi dichiarerà colpevole. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre, perché mi divora lo giro per la tua casa, le insulti di chi ti insulta e fanno rosso di me. Oh Dio, nella tua grande bontà, rispondimi. Mi sento venermino, mi aspettavo compassioni, ma invano. Consolatore, ma non ne ho trovati. Mi hanno messo veleno nel cibo, e quando avevo sete mi hanno dato aceto. Oh Dio, nella tua grande bontà, rispondimi. Loderò il nome di Dio con un canto. Lo magnificherò con un ringraziamento. Vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri e non disprezza i suoi che sono prigionieri. Oh.
Quanto volete darmi perché io ve lo consegni? E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te perché tu possa mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: il maestro dice: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». Giuda il traditore disse: «Rabbì, sono forse io?» Gli rispose: «Tu l'hai detto». Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Ormai ci stiamo avvicinando ai giorni decisivi della Pasqua, del Triduo Pasquale. Stiamo cercando di entrare, ecco, nei pensieri, nei sentimenti, nella volontà del Signore. Da una parte quindi c'è la volontà di Dio di salvarci, dall'altra la volontà degli uomini, che non sempre è buona, anche se il Signore si è servito della cattiveria, della malvagità, dei sentimenti cattivi, ecco, di Giuda, dei capi dei sacerdoti e di quelli che lo hanno anche rinnegato, come Pietro. Ecco, per entrare decisamente nei sentimenti di Gesù ci aiuta anche questa volta la parola di Dio, e nella prima lettura troviamo il terzo canto del servo del Signore. Ormai si fa sempre più chiara la missione salvifica del servo di Yahweh. È uno che ascolta la parola di Dio, è uno che cerca di portare amore, aiuto, misericordia, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato, però incontra
opposizione, incontra la persecuzione. Ecco, entriamo quindi nei sentimenti di Gesù che sta per affrontare la flagellazione. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba, non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Ecco, tutti noi di fronte alla sofferenza di Gesù possiamo pensare, ma da una parte, ecco, troppa sofferenza. Chi sarebbe capace di andare incontro così come ha fatto Gesù? Dall'altra, ecco, capiamo il suo amore, il suo infinito amore. Perché Gesù ha fatto questo? Perché ha amato il Padre, è stato obbediente a Lui e ha amato noi. Ecco, dall'amore nasce anche la capacità di poter donare la propria vita, di poter attraversare la sofferenza, così come l'ha patita il Signore. Certo, noi non arriveremo mai, neanche in minima parte, a subire quello che ha subito Lui. E ringraziamo il Signore forse per questo, perché non saremo capaci forse. Però ecco, nel nostro piccolo viviamo questi momenti facendo nostra la croce di Cristo, i suoi sentimenti, che ci aiuti il Signore con la sua grazia a vivere, a non disperdere questo tempo che ci è dato, perché è un tempo decisivo, perché i sentimenti che io posso suscitare attraverso la sua grazia in questo tempo saranno decisivi, perché nel momento in cui io sono morto con Cristo, allora solo allora io potrò risorgere con Lui. E allora dobbiamo deporre, come sentiremo nei giorni di Pasqua, deporre l'uomo vecchio, deporre i nostri cattivi sentimenti e prendere i sentimenti di Gesù, che non ha risparmiato se stesso, ha dato la sua vita. Sia lodato Gesù Cristo. Gesù, servo sofferente, ci insegna la vera sapienza, quella che viene dall'alto e confida nell'aiuto del Signore. Perciò lo invochiamo dicendo, nella prova assistici, Signore. Nella prova assistici, Signore. Per la Chiesa, fa che sia fedele, paziente e coraggiosa. Per non tradire il Cristo suo sposo, ti preghiamo. Assistici, Signore. Per i popoli e nazioni, fa che compiano il buon cammino sulla via del dialogo, perché vi sia per tutti il futuro di pace. Preghiamo. Assistici, Signore. Per le famiglie, fa che condividendo affetti, bene e speranze, siano profezie di una vita riconciliata nella fraternità e nell'amore, preghiamo. Nella prova assistici, Signore. Per ciascuno di noi, fa che non ci stanchiamo di purificare continuamente il nostro cuore,
per ospitare con gioia la presenza di Cristo, preghiamo. Nella tua assistici, Signore. Padre misericordioso, accogli la supplica che sale a te, te lo chiediamo con fede rinnovata, in prossimità della Pasqua, giorno d'amore e di salvezza in cui Gesù ha versato il suo sangue perché fossimo purificati dalla colpa e avessimo parte della tua gloria. Lui è Dio e vive e regna con te per tutti i secoli dei secoli. Amen. Numero 42. Accetta questa offerta, Signore, e fa che testimoniamo nella nostra vita la passione del tuo Figlio, che celebriamo i santi misteri per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono di voi, Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Il nostro dovere è fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Contempliamo ormai vicini i giorni della sua Pasqua di morte e risurrezione, che segna la sconfitta dell'antico avversario e l'evento stupendo della nostra redenzione. Per questo mistero si allietano gli angeli e per l'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Oh,
fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Crucifissi i redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mauro e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh, Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma è soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Numero 179. Gloria, Patri, et Filio, et Spiritus Sanctus. Amen.
preghiamo. Dona ai tuoi fedeli, mio Onnipotente, la certezza di essere rigenerati alla vita eterna e la gloriosa morte del tuo Figlio, che la Chiesa annuncia in questo grande mistero. Per Cristo nostro Signore. Amen. Con l'appuntamento tra pochi minuti alle 7.45, domani è già Giovedì Santo e la messa sarà celebrata alle 17. Buoni giorni della settimana santa, buon mercoledì santo a tutti. E ora, prima della benedizione, la preghiera in tempo di coronavirus. Con Dio, in questo tempo, a causa del diffondersi del coronavirus, ci rivolgiamo a te, ti chiediamo perdono, perché spesso, vivendo come se tu non esistessi, ci ricordiamo di te soltanto quando siamo stretti dalle necessità e dai pericoli. Ma ritorniamo a te con tutto il cuore. Guariscici innanzitutto dal virus della nostra incredulità, del nostro egoismo e del peccato. Virus che contagia e vasta il mondo più di ogni altro. Quando siamo isolati tra noi e da te, sentiamo il desiderio di incontrarci e di affidarci alla tua misericordia. Sei evidente che tu ci hai creati per te e per vivere da fratelli e sorelle in umanità. Ti chiediamo, salvaci da questo virus che ci impaurisce. Salva il tuo popolo perché possa tornare a godarti insieme nelle nostre comunità e internazionali. Proteggi e consola i contagiati, gli anziani, chi è solo e senza difesa immunitaria. Sostieni quanti con generosità si pongono al loro servizio per curarli. Illumina quanti ci governano e quanti nel campo della ricerca scientifica stanno cercando le vie per uscire da questo contagio. Dona a tutti serenità interiore e la pace del cuore che nasce per affidarsi a te, Signore delle nostre vite e della storia, che hai dato te stesso per noi. Accogli la bellezza eterna della vita e del mondo. Tutto questo ti chiediamo per intercessione di Maria Santissima Immacolata, di San Giuseppe, suo sposo, di Santi Lorenzo, Agapito e Rosalina, nostri celesti patroni. Ti chiamo per vivere ancora meglio questi giorni. Alle 17.30 potete collegarvi con la pagina Facebook di Monsignor Parmigiani o con quella della Cattedrale di Tivoli per la diretta della liturgia penitenziale. Così ci prepariamo anche con la confessione, anche se non sacramentale, però in questo tempo è valida lo stesso. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. 173. Thank you.